questo è Paolo, va sul carver e stiamo aspettando Edoardo. Che poi si chiama Edoardo, no? Noi lo chiamiamo Edoardo all'italiana. Ho tradotto. Perché è del Venezuela, che è Venezuela in italiano. Deve essere. È il cappellone che avete visto sul carver in qualche video. Lui l'avete visto tanto tempo fa che mi insultava, credo, per il piccolo skate che avevo fatto. No. Ok, vabbè, fatevi sentire perché io adesso sto direttamente dal telefonino, quindi vi vedo solo quando scrivete. Quindi la mia idea oggi era di andare un po' in giro per Barcelloneta, che è il posto più gettonato qua. C'è un po' di tour, sacco di gente in skate e via dicendo. Però sarà un po' più sedentaria perché non hanno portato le loro tavole. Comunque dobbiamo festeggiare il compleanno di Edoardo, dargli a lui un regalino, sì, la tavola. Ho portato per l'occasione la mia tavola più sicura, che è la Drop True track larghi, perché siccome vengo con lui voglio essere sicuro di non ammazzarmi e così sarò più tranquillo. Vabbè, Paolo, raccontiamo la storia di Edoardo, così lo conoscono prima di festeggiarlo. Sapendola. Come sapendola? Non so, tu sei tanti dettagli della sua vita. Con la tavola, non farti male pure oggi, no, non è nei piani. Edoardo è venuto dal Venezuela, è un surfista, e qui non ha trovato le onde. Anche se tu l'hai conosciuto un giorno che c'erano onde, no? Sì, uno dei pochi giorni. Poi non ha surfato mai più. Credo di no. No, una volta siamo andati a Badalona, però c'era sì un po' d'onda, molto poca, è troppo vento e quindi non si è fatto niente. E il carver l'ha comprato qua a Barcellona lui? Non lo so. Comunque, ha trovato come Maurizio Dotti, non so se lo conoscete, è ripreso sul carver. E quindi per lui adesso surfa in questa maniera qua, perché provare onde qua è veramente difficile. Vediamo Marco, quando andavi in skate che trick sapevi fare? Quando andavo in skate, io in realtà ho iniziato con il longboard, poi ho provato ad andare in skate, ma ci vuole tempo per imparare qui. Quindi... trick è questo, metti il gesso, cava il gesso. Cosa qua? I disegnini? No, non sono i miei disegnini. Che strano che non riesco a beccare. Mi stiamo seguendo dal ristorante, vi raccomando, Skate Safe. Inti, grandissimo pizzaiolo. Oh, Inti, ma domani tu lavori, perché stavamo pensando di andare a Sieges. Ah, Sieges, a Castelldefels. Eccolo lì, Maurizio, un altro surfista che è rimasto. Voi. Fare... che poi ragazzi mia mamma, che spero non mi stia seguendo qua perché per fortuna sta un po' lontana da YouTube, non so, chi mi segue su Facebook avrà visto che ha scoperto adesso che avevo il gesso, perché minchia che capelli, aggiustiamoli, perché siccome non era troppo grave ho pensato di non dirglielo, poi cazzo i media mi hanno tradito. È lungo imparare, da quando impari ti diverti un sacco. Sì, sullo skate, sì, però è lunga, cazzo. Come cazzo fai da adulto a imparare a fare trick sullo skate? Anche tu ci hai provato, tu manco ci hai provato. Ho iniziato direttamente sulla fase carver, per cui... Mi è andato sul carver diretto. Giusto per evitare problemi. Avevo il mio amico irlandese, che avete visto in un video con Raul, sempre alla mia età, e si è scimmiato per cercare di fare ollie, pop shovit, e allora cercava di tirarmi appresso. E lui ci ha dedicato un po' più di tempo, qualche cosina è riuscito a fare, ma persino per lui che si è ammazzato è dura, è lunghissima. Però non scarto, che magari un giorno ci riusciremo, con la giusta ispirazione. Come inizia a venirne bene uno, magari... Vi sta guardando anche mia figlia di 5 anni. Ok, quindi linguaggio. Allora, vediamo. Cavolo, non ti... Uè, ascolta, dice Black Beat. Ho i cuscinetti del Penny ormai andati. Ho provato anche i cuscinetti in ceramica, ma per il mio uso violento non sono adatti a me. Avresti altri tipi da consigliarmi? Mamma mia, cade a fagiolo questa domanda. No, ma credo che lui ha già provato i miei, diceranno, suppongo. Se li usi violentemente, i chip, secondo me, sono abbastanza buoni della Spitfire. Li ho provati e mi sono piaciuti, sono fatti appunto per fare i trick. Anche se col Penny non so quanto violentemente li stai usando. O forse che non te ne prendi cura, questo è il problema. Quello, cazzo, tutti i cuscinetti, gli devi dare una ripulita. Lui è una persona tipica che non si prende per un cazzo cura, e se avesse adesso con lui il suo carver... Se avesse il suo carver con lui vi potrei far vedere in quale stato pietoso e ridotto. Però, comunque se lo gode, questo è l'importante. Il carver è come l'uomo. Non lo so. Allora, mentre...
Mentre aspettiamo, dimmi. La puntualità sudamericana è qualcosa di inesistente. Sì, qui abbiamo a che fare con la puntualità spagnola, per cui gli italiani sembriamo degli svizzeri, ma il venezuelano è veramente impossibile. Ma il sudamericano in generale, solo che è proprio uno... Me ne frega un cazzo di che ora arriverò. Io mi farei un giretto andata e ritorno, mentre tu aspetti a... Così vi faccio vedere un po' la zona, questi ragazzi qua. Mentre tu aspetti Edoardo. Io difendo la posizione. Difendi la posizione. Ci facciamo un giro, ragazzi, così vedete un po' l'ambiente, che poi l'avete visto in un sacco di video, però movimentiamo un po' la cosa. Ah. Poi magari invece che vedere me vi fa piacere vedere dove vado, no? Quindi col miracolo della tecnologia andiamo a girare la camera. Giriamo la camera. Davvero, mi hanno davvero fregato. Io non ci posso credere che sono venuti senza tavole. Mi sentite bene, no? Se non mi sentite bene, fatemi sapere. Io credo che debba andare tutto bene. Questo comunque si chiama Plaza del Mar. Mega cartellone di una figa. Qui è un po' il raduno, soprattutto di longboard dancing. Adesso siamo dentro la settimana ed è tranquillo, il che è una cosa abbastanza buona. E queste sono le scalinate dove di solito ci diamo appuntamento. Perché hanno una vista mare. Qui si bevono le birrettine in pausa. Però il sole tamma anche la testa. Quindi come si avvicina l'estate è l'ora per andare a skittare qua a Barcellona, sono dalle 6 in poi. E alle 9 arriva un tramonto bestiale. Il vento sarà terribile adesso. Questa statua la conoscete? È una scultura, non so che cazzo sia, però appare spesso nei miei video. Facciamo un appello, siete 18, ho visto Maurizio, ho visto Marco che mi sembra nuovo, che suppongo da quello che mi dici fai street skate, fai qualche trick. Ho visto la ranocchietta, era il suo simbolo. È sua figlia di 5 anni, come si chiama tua figlia Michele? C'è un silenzio preoccupante da queste parti. Allora, vediamo se la mia faccia brutta si sveglia un attimino. Se no comincio a raccontarvi cose così. Senza pretese. Ah, eccovi. Non è che io non vi vedevo perché avevo girato la camera. Uè, no. Non stavate scrivendo niente. Mr. B The Flash. Per iniziare a 30 anni dopo 15 anni di inattività. Prima cruiser o subito carver? Se tu in passato sei andato sullo skate, vai direttamente sul carver, perché non è difficile. Semplicemente non è meglio se stai iniziando completamente da zero. Ma sì, puoi andare sul carver direttamente. Sono quello che ti ha scritto su Instagram, Cristiano, ti stai facendo un setup o ti hai rifatto un setup? Perché c'erano due che mi scrivono contemporaneamente. Andrea Bertolini, ciao da Carrara. Oh ragazzi, voglio approfittare per ricordarvi, io avevo detto quando arriviamo a 100 sul gruppo di Facebook organizziamo il primo raduno. Siamo quasi a 100, siamo 94, 95. Quindi niente, fra un po' apro un post, siate vigili. E voglio vedere di dove siete, che magari ciascuno mi dica di dov'è nel post e che tipo di tavola usa, così possiamo capire dove ha più senso iniziare a fare il primo raduno. Raduno in Italia, dove io non ci sarò perché non posso pagargli un aereo per venire al raduno, però vedremo di coprirlo, vedremo di metterci d'accordo perché qualcuno faccia delle foto, filmi e soprattutto lo annuncerò dandogli un sacco di visibilità sul canale, in maniera che magari si aggiungano anche persone che non sono ancora sul gruppo, anche persone direttamente da YouTube. Allora, vediamo se riesco a farvi vedere la strada e se continuo a vedere i vostri messaggini. Eccoli qui. Maurizio, mi sei sparito. Quando qualcuno mi riscrive io posso rivedere i vostri messaggi. Però per il momento... Ah no, vediamo forse così. Ah, eccolo qua, sto imparando a usarlo. Se ancora il tuo cruiser di anni fa, montaci il track da surf skate magari. Sì, questo è un buon consiglio di Maurizio, che lui si è montato i Jagger track da surf skate su una old school, non mi ricordo qual era, non era la Osoi, ne avevi solo un penny con la grafica Osoi mi pare. Comunque ragazzi, stiamo salendo
verso la, questa famosissima scalinata. Io qui che finisco di solito i miei touring skate perché si fanno questo discesone. Adesso sono ingessato, quindi me la prendo molto molto comoda ed evito di andare a velocità da brivido. Qui sopra c'era un capannone orribile che aveva rovinato tutta la visuale. Vediamo se l'hanno rimossa. Saliamo i gradini. Mi sa che l'hanno tolto. Qui c'è... No, sta ancora qui. Vabbè, alla prossima diretta passiamo di qua, perché adesso non vale la pena, anche perché c'è un vento della Madonna. Ma riscendiamo le scale. Vediamo se il venezuelano è arrivato finalmente o meno. Poi, ragazzi, questa è una delle ragioni per cui alla fine finisci sempre a filmarti e a fare tutto da solo, perché organizzare con i tuoi amici è impossibile. Mentre stai filmando non ci sono. Tiri fuori la camera, tiri fuori il drone e sono stanchi, come è successo ieri. Ho lottato con l'update del drone per fare delle riprese, Edoardo che era bravino, lo tiro fuori, il drone, non pensate male? Battute da diretta, quelle che non diresti mai altrimenti. E niente, stanco, la vecchiaia. No, adesso non mi fa, ma che cazzo. Pegnapollo, che ne dici? Hai provato? C'è un pegnapollo in bambù che mi ispira, perché è probabilmente più leggero degli altri, che carino. C'è sul mio sito web videorebel.net/urban survival, c'è il link. Allora, diamo un'occhiata, osserviamovi. Top chat, live chat. Ok, c'è ancora Chiosco Puca. Non lo conosco, Chiosco Puca, sa che altezza è? Con cosa stai andando ora? Sto andando con lui. Lui è il mio drop through e per me è la tavola più sicura che ho, perché ha ruote grandi, track larghi, facile da spingere, ma non solo, il fatto che è basso significa che è anche facilissimo da frenare, perché veramente devi abbassare la gamba pochissimo. Quindi adesso col braccio in queste condizioni, visto che sto filmando e tutto il resto, dico bah, meglio una tavola tranquilla piuttosto che rischiare di scivolare, perché ovviamente adesso mi posso appoggiare solo su una delle due braccia. La tavola l'hai vista, Dino, no? Io ho Lezzi, Carver con i tuoi cuscinetti, mi diverto da matti, Andrea Bertolini. Sono contento, Andrea. Sì, Lezzi aveva bisogno solo di qualche piccola modifica. Si può migliorare ulteriormente volendo, quando diventi più bravo, anche con delle di qualità leggermente migliore. Avevo chiesto per Chamis. Ah, eccoti, per Chamis. Sì, perché io metterò il link di Chamis. È il penny che uso io normalmente, è buono, costa poco. Io non ne avevo fatto una grande pubblicità perché purtroppo il ragazzo mi aveva un po' piantato in asso. Questo l'avevo raccontato ai tempi in cui volevo aiutarlo a venderlo, prima che io avessi il canale su YouTube, quindi mi fa un po' sul cazzo la cosa. Però questo non vuol dire che non ve lo possa consigliare, perché alla fine un buon penny gli ha abbassato molto molto i prezzi, prima era molto più caro. Quindi poi vedo di stabilirli il link. Tu che l'hai trovato, prendilo tranquillamente. Mentre guardo la tua live faccio manutenzione alle tavole, cioè che professionale. Dove posso comprare un penny? E i penny li puoi comprare online o li puoi comprare anche al Decathlon? Anche quelli del Decathlon non sono male. Tutti dicono di stare veramente alla larga da quelli più economici di Amazon, che sono i Ridge, che sembra che abbiano dei componenti veramente orribili. A partire dai bushing, che non piegano, quanto dicono. Vari di qua, vari sottoscrittori lo dicono, io non l'ho neanche provato onestamente, però ho provato dei bushing simili. Allora, cosa ne pensi del penny di Oxelo? Il penny di Oxelo, attenzione, il Yamba, o lo Yamba, come vorrete dire, è buono, è molto buono, l'ho provato. Al solito, la Oxelo ha dei brutti cuscinetti, io non so perché si devono rovinare per dei cuscinetti che non costano neanche così tanto, però il penny è molto buono. Poi attenzione che al Decathlon trovate anche un altro penny da 20-25 euro che fa veramente schifo. Non prendete quello. Non ho mai utilizzato un cruiser dell'Oxelo, me lo consiglieresti or not? Sì, ma per me quelli dell'Oxelo sono tutti discreti, non sono male. Torniamo da Paoletto, vediamo se è arrivato Edoardo.
Ciao grande, dice Max Bottura. Max, ti ho mandato i cuscinetti a te se non sbaglio. Mi sono ritrovato con delle ruote piccole tipo street. Vediamo. Cosa ne pensi? Sullo yo. Quelle in dotazione sono un po' più piccole degli altri surf skate, ma non sono piccolissime. Poi dipende, se tu lo porti in skatepark è meglio con le ruote piccole. Grazie Dani, però è importantissimo che mi seguite, perché sennò la faccia tosta di stare qua a raccontare queste cose non ce l'avrei. Miller e i miei cruiser mod fatti in casa. Elia Bianco dice comprati un penny serio. Sì, non comprate un penny scadente, ma non è necessario che sia il penny originale, perché comunque sia... Sta ancora qui che aspetta da solo, poverino. Perché comunque sia è la stessa roba, davvero. A parte i cuscinetti, per il resto lo yamba o il penny originale è lo stesso, quindi non arriva questo. Alla fine si è destinato a stare qui ad aspettare ogni volta. Ti ha mandato un messaggio? Questa scena, ti ha mandato un messaggio o qualcosa? Sì, provare a fare un po' di... sollevamento. Sollevamento pesi? Pure dai, più da... No, se bisogna... Cioè, secondo me se bisogna imparare a fare dei trick sul... No, meglio sullo skate. Capito? Metti incrociando i piedi, lo fai... È un trick sexy quello del dancing, a me non mi ispira molto farlo. No, però lo puoi fare anche calcolare. No, se dovessi imparare a fare dei trick o continuare a provare a imparare, lo farei sullo skateboard normale, perché è più facile, tra l'altro. Quando si tratta di farlo saltare è più facile. Poi è più figo. A me il dancing mi piace con le ragazze. No, mi sembra figo, mi sembra armonioso, mi sembra carino. Poi l'altro giorno, non so, tu hai visto quel video dove c'era il tipo che si coricava sulla tavola, quello con Edoardo dopo? Il video di Edoardo, l'hai visto, porco zio? No, è prima di lui, prima che lui andasse sul suo carver, c'era un francese che faceva degli slide coricandosi sulla tavola. Tu hai skippato diretto a Edoardo. quello che faceva lui sembrava figo, non sembrava neanche difficile, praticamente prova una tavola più larga di questa, si appoggiava aggrappandosi con la mano, piede, e poi si coricava con il sedere qua, ma sembrava che stesse tutto fuori. Boh, una roba fattibile, ma con un'altra tavola, non con questa qui. Vediamo cosa dicono. È un po' una rottura di cazzo quando ho fatto i live, starmi accanto, eh. Infatti forse è buono che io c'ho lo skate e ogni tanto mi faccio un giro. Però guarda che mi vogliono bene. Mi vogliono bene, capito? Ah, da poco ho fatto un video su come non cadere, siccome mi sono ammazzato. Cadere come non cadere, di prendere l'altra una caduta e come evitare di fare... Sì, come evitare le cadute su ogni tavolo, una cosa tranquilla. E sono arrivati tutti gli street skater col pepe al culo, che non so che cazzo di problema avessero. Però sembra che sia una cosa classica, che ci schifano. A insultarmi, così a cazzo, senza cervello proprio. Poi strano, perché c'era anche uno bravo, che io ho visto il suo video e ho detto cazzo, questo è bravissimo, l'ha sponsorizzato e tutto, ma come cazzo fa ad avere tempo da perdere a dirmi a me perché sono caduto, che cazzo gliene frega. E quindi qual è il punto di questa storia? Non lo so. Me lo sono dimenticato. No, il punto, vabbè, io quando devo fare video adesso devo stare più attento, perché adesso c'è un potpourri di persone che lo guardano e secondo me... C'è una platea importante. Secondo me gli street skater si sono offesi, perché io l'ho iniziato con una sorta di battuta per chi mi conosceva, che ho mostrato il gesto e ho detto e adesso vi faccio passare la voglia di skateare. E hanno pensato questo è un coglione e non hanno visto il resto del video, che alla fine invece celebrava lo street skate e come cade uno street skater, non sono manco arrivati, credo. Comunque no, il punto è che loro sono tranquilli. Abbiamo fatto una community, non frega un cazzo a Paolo, una community dove ci si dà consigli eccetera, dove nessuno se la tira praticamente. Marco, mannaggia le pietre che si piantano sotto le ruote, sì Marco, mannaggia. Una volta imparato lolly la tavola la fai alzare come vuoi, la cosa difficile è atterrarci sopra. E per me non è difficile atterrarci sopra, è difficile dargli un pop sufficiente perché ne avevo uno veramente piccolo. Il problema è che ti alleggiorno... Quello è vecchio, migliorato, eh? È migliorato come ride il bastardo.
dico dai. No, adesso siamo arrivati. Riusciamo a saltare le lumache. Prima erano gli scarafaggi. Salto dalla formica. Sì. No, ma il problema è che devi andarci tutti. Io parlo, ma sì. Non lo so fare. Ma devi andarci tutti i giorni, non distrarti con i culi, Paolo. Tutti i cazzo di giorni devi allenarti, perché poi il poco che progredisci sparisce. Poi c'è una progressione lenta comunque, anche se non ci vai sempre. Anzi, ho notato l'effetto strano che non vai in skate per un mese o due mesi, qualcosa ti esplode dentro e ti escono meglio determinate cose. Maurizio Dotti, è un negozio qui che ricorda, posso provare io anche il surf? Si possono provare? Sì, è vero, sì, ve lo faccio vedere, è il negozio. Anzi, facciamo una girata così smettete di guardare. No, dice che si possono provare. Questo negozio è molto carino, ma soprattutto è buono andarci fuori stagione. Se venite a Barcellona fuori stagione per i vestiti, che ci sono dei bei conti. Vedete qua l'espositore di tavole elettronico. Una figata incredibile, ma le persone che comprano qua una tavola da surf secondo me sono veramente poche. È più postureo, si dice in spagnolo, ovvero qui è più una clientela di apparenza. Quindi secondo me questo espositore ce l'hanno per farsi fighi, però è carino. La cosa buona sì, è che fanno provare le tavole e te le fanno provare qui, tra l'altro su una strada che non è neanche perfetta, così ti danno una vera sensazione. Perché attenzione, a volte negli skate shop, non parlo degli skate da street, che sì, negli skate shop che dovete andarli a prendere, provare, vi daranno consigli, ma quando vi fanno provare dei cruiser, voi li sentite nel pavimento del negozio, incluso anche al Decathlon, e vi sembra tutta una figata, ma perché è liscio. Poi dopo lo provate su strada e restate un po' delusi. Cazzo, non ho tagliato i cavi, però un po' si interromperà la connessione. Allora, vediamo cosa dite. Per fare lunghi tragitti senza portarsi dietro il long, cosa consiglieresti? Che cazzo vuol dire? Ah, senza il long, una cosa più corta. Oddio, puoi avere, se proprio ti piace il long, uno come il mio, che è una drop through molto molto piccola, che comunque è estremamente pratica. Se no, per me è un cruiser con i riser inclinati, così a ruote grandi, ma resta abbastanza basso, come faccio vedere nel mio video celebrativo del mio cruiser artigianale. Oh, se vedete qualcuno, avete delle richieste particolari, volete che vada a filmare qualcuno, inseguirlo, voi ditemi, se vi viene qualcosa in mente, molto volentieri, così mi date qualche idea creativa. Minchia, ma Edoardo, porco zio. È il suo compleanno però, va. C'è anche il regalo qua dietro, il fornitore. Alle 6:30 mi scrive, mi vesto, prendo un caffè e... Alle 6:30 è andato a vederci. Un track da long non molto costoso. Su... videorebels.net/urbansurvival, ovvero il link che trovi ovunque nei miei video dove do i consigli. Se tu entri su lì dentro nella parte accessori, pezzi di ricambio eccetera, c'è un setup con il track e con le ruote completissimo di Spacers, Riser e tutto quanto della Paris, quindi una figata, a intorno ai 50 euro, forse anche meno. Ed è una figata perché solo i track costano quello. E dopodiché hai delle ruote discrete e via dicendo, con i cuscinetti credo tra l'altro. Quindi ti consiglio quel setup. Perché sì, se prendi track a parte o prendi una mega offerta, oppure cazzo, con 50 euro stai pagando solo i track. Dimmi. Che succede? No, interrompo, un momento musicale. Edoardo, dobbiamo trovarci alla fermata della Bassi da Lotte. Andiamo.
gli ho detto vabbè, tu mi hai detto che eri qua, sono venuto qua. A me non sapevo nulla. Gli ho mandato un messaggio, però non l'ha neanche, cioè non è collegato con la rete dati, perché il messaggio è proprio una... Andiamo alla... passato a lui, non è che non l'ha visto lui. Andiamo alla fermata. Guarda che se tutto c'è il cellulare, oppure non ha dati, non ha cazzo, vuoi che vuoi che vado io a cercare di recuperarlo alla fermata, tu riesci qua ad aspettarlo, ti sembra saggio? Beh, lui non ha questo come... Io adesso gli ho mandato il messaggio, ma non l'ha mai visto, non è neanche arrivato sul server, cioè è rimasto... Ok, guarda, possiamo fare due cose. O io resto qua e tu vai là, o io vado là veloce. Ecco, se tu hai il coso che vai là veloce, fai prima. O se vuoi ti presto il lombo, come preferisci. Vado lì veloce, vado a cercare di recuperarlo. Se tu collegati al mio canale e ti avviso se lo trovo. Puoi vedere tutto il percorso se vuoi. Scrivi, è un disgraziato, un amico, Scrivi... Urban Survival Skate. Ok. Così proprio vado a recuperare il nostro amico e mi vede in diretta, cioè vedi la tecnologia, così puoi anche capire se iniziare a incamminarti verso di noi. Siamo un disastro. Ma poi diamo la colpa al Venezuela, ai paesi, in realtà è che stiamo diventando vecchi e rincoglioniti, sì. Questo è il vero problema. Il bello della diretta. Sei tu? Sei? Ecco, sono questo, guarda. Aspetta, come non ci relazioniamo. Hai visto? Mica. Facciamo un loop, scusa. Soggettiva in terza persona. Fai un loop. Soggettiva in terza persona qua. Funziona? Non si capisce un cazzo perché non vediamo niente. Sì, c'è il loop. No, che va tutto, salta tutto in aria adesso se facciamo il loop. Non incrociamo. Ciao Nelson! Nelson, tu che fai? Tu hai una palestra con le balance board, ho visto, roba seria. Gianluca, Black Beat. Vabbè, io saluto come scaricare. C'è uno che si chiama Come Scaricare e vuole che lo saluto. Se volete che vi saluti, mettetemi dei cazzo di nomi, ragazzi. Ci vediamo dopo, controlla lì. Adesso io metto il la visione frontale. Così Paolo può vedere dove andiamo. Poi in collegamento può anche scriverci, può insultarci. E andiamo a trovare. Minchia, che cazzo di vento. Madonna. Vado a cercare il nostro amico perché mi sa che è venuto senza telefono. Aveva un appuntamento alla fermata della metro. Quindi lasciamo Plaza del Mar e andiamo verso la fermata di Barceloneta, della linea gialla. Io se mi lasciano un buchetto per passare, no, non me lo lasciano, forse sì, ecco qua. È un'impresa perché le persone vanno a zig zag ovviamente. Mica scusate per il momento, ragazzi, deve essere orribile. Deve essere un'esperienza agghiacciante. Scusate se non vi leggo, un po' di fretta per andare fin lì. Ok, faccio vedere un po' di gente, dai. Giriamo. Girarlo, girati, ecco qua, bella lì. Voi scrivete pure che poi dopo cerco di aggiornarmi. Si accettano scommesse su mi cadrà o non mi cadrà il telefono dal paletto. Quindi Maurizio, dimmi, tu conosci un po' Barcellona, quante volte sei stato qua? Intanto c'è praticamente Michele che vuole venire qua verso novembre. È in realtà una data abbastanza strategica perché... Ui, pietrina! Perché gli alloggi costano parecchio meno, è tranquilla, ma il tempo è ottimo per skateare perché è freschetto ma c'è il sole. Dunque pensavo, chissà, forse proprio verso novembre potremmo provare a fare un primo raduno proprio qui a Barcellona, che raga... Non è perché io sia pigro dal muovermi, è che vale la pena skatare da queste parti. Oltretutto chi non ha una tavola gliela presto io. Come si chiama? Adesso vi leggiamo qualcosa, va? Vista la tua esperienza, secondo te qual è lo skate più veloce scorrevole su strada? Nel senso, quale combinazione di ruote, track, eccetera? Allora, la velocità è data solo da i cuscinetti e le ruote. Poi le puoi mettere su qualsiasi track. Ovviamente track diversi ti permettono di pompare, di carvare e via dicendo, però velocità, tipo stai spingendo, ruote e cuscinetti. Quindi,
una dimensione per passare un po' su tutto, per essere abbastanza veloci, è la... vi faccio vedere il mio faccione. È la 60-62 mm, però la velocità massima, senza avere delle ruote esagerate che non hanno più senso, è 70 mm. Quindi quello consiglio sempre io, se volete velocità e passare su tutto, 70 mm, 78A. Sembra un... come si dice? Rituale, 70 mm, 78A, tipo quello buddista. Andiamo a 70 mm, 78A, 70 mm, 78A, così non me lo chiedete più. Ok, seriamente devo andare a recuperare questo ragazzo. Qui passiamo vicino a uno spot che può essere interessante anche per un carver, però è assediato normalmente dagli street skate perché praticamente c'è una piccola salita su cui si può fare un trick alla fine, che è abbastanza figo, gente veramente in gamba, quindi fa piacere qui ogni tanto passare e trovare qualche skater, fare dei trick interessanti. Però in questo momento qui ve lo posso far vedere, ma non c'è nessuno, forse perché tira un vento agghiacciante. Vediamo un po', eccolo qua. Ah, se questo se ne va via, ok, lo facciamo? Cazzo, quasi mi ammazzavo. No, dai, non ci ha creduto nessuno, non l'ho fatto, ho mosso solo la camera. Ok, attraversiamo la strada velocemente. E vediamo se c'è Edoardo, il disgraziato. Maurizio, che dice? Vedendo le tavole SUP mi è venuto in mente che ci sono paddle per fare SUP anche su skate e longboard. Sì, 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 ovvio, sì, chi non li ha viste, sugli onboard. Poi Maurizio, tu sei di Milano, conosci... mi sembra che sei di Milano, sto dicendo una bestialità. Conosci il negozio che si chiama North Shore? Loro sono una famiglia e sono venuti a fare un tour da me agli inizi proprio. Molto simpatici e hanno un sacco di onboard. Forse li conosci già. Se non gli parli di me si fanno due risate e ti fanno provare qualcosa sicuramente. Pietrolina, pietrolina numero 2. Milano, born and raised. Non Filadelfia. Ma poi Milano, io mi ricordo, io purtroppo quando vivevo a Milano, ci ho fatto 2 anni, andavo solo sui rollerblade. Questo tempo oscuro della mia vita, in realtà era divertente. Per quanto non sembri una città da skateare, in realtà era veramente liscissimo. Mi piaceva pattinarla. Tu come ti trovi? Conosci? Ripeti, sono in treno, va e viene. Ah, North Shore è un negozio di skate e surf che si chiama North Shore Milano, credo. E se cerchi tra i miei video dei tour o scrivi direttamente skate, Italian Skate Family, credo, trovi i loro video dove stanno skateando e credo di aver messo il link. Se non ho messo il link sono un disgraziato e vado a recuperare e a metterlo. Vabbè, siamo vicini alla fermata. Paolo, stiamo arrivando, non so se mi stai seguendo ancora o hai voluto risparmiare sulla connessione dei dati. Vediamo se c'è questo disgraziato. Paolo, Paolo, se sei in linea, scrivimi qualcosa, fammi un cenno. Passò! Io non sapevo nada, non mi ha detto nada Paolo, però non passa nada. È che Paolo... io stavo cercando il tuo nome per scrivermi. Ah, perché... ah, el, Paolo credo che non sta mirando ora mismo, sabe? A chi? Minchia, si sono abbassate persone, che sfiga, prima non di più. No, è in diretto il mio canale.
Il Paolo se pensava che... Se vino allà perché io stavo allà, però non mi dico che abbia quedato contigo qui. Non mi dico della patinetta, che non abbia patinetta. E poi pure tutto va a venire con tu patinetta e gli dici no, non ti mancano. Però non mi dico nada. E non mi dico nada che tu lo stavi sperando a te, así che le dico, bueno, no, adesso piano piano scendiamo. Mi vengo tardi. No, nessun problema. Espera che mi arreglo un momentito. Es que yo había quedado por hacer esa cosa antes. ¡Ay! ¡Feliz cumpleaños, tío! Ah, gracias. Y me lo ha dicho... Yo no tenía tu Facebook, así que no tenía idea. Ah, ¿dónde estás, tres? Y me lo ha dicho... Me lo ha dicho hoy, el desgraciado. No sé qué... ¿Qué pasa hoy? ¿Eh? Que hoy no... No quieres patinar. ¿Por qué eres antiactor? Quando hai camera non quieres patinar. Questa è la movida. Qualcuno mi capisce quando parlo spagnolo. Vabbè, vi faccio vedere un po' di figa mentre noi chiacchieriamo. Vediamo se alzano i numeri. Le dije, mientras que hablamos en español, así que no se enteran de nada, le hago ver un poco de chicas. Sì, no? Questo lo faccio per voi, se per caso mia moglie è in ascolto, io no, nessun interesse proprio. Sto aspettando, ma passiamo dritti. Questi erano i quad, i pattini classici a quattro rotelle ciascuno. Adesso stanno di moda ora, sono come vintage, los patines a quattro rueditas. Como que molan. No, non da más seguridad, è más difícil, hasta son più difficili da usare. Però puedes hacer trick diferentes porque está en equilibrio en uno solo más fácilmente. Aquí para solo para per voi, ragazzi. ¿Te gustó eso? ¿Apruebas? Sí. Sí. Sí, apruebas. Abbiamo tutti i colori qua. Tutti i colori, tutti i sapori, solo a Barcelloneta. Oddio, c'è la figlia di Michele, è la hija de un chico che sta mirando. No, non possiamo passarnos. E Paolo non interattua, Paolo non sa usare la tecnologia. Ragazzi, adesso sono a piedi, se volete fare qualche domanda, eccovi qua. Tra Firenze e Bologna, tunnel dopo tunnel, sorry. Vabbè, te lo dico di nuovo, Maurizio Dotti, North Shore Milano è il negozio. Facciamo una pubblicità incredibile a Milano. Niente, mi conoscono, potete dire che vi mando io. Non vi prometto nessuno sconto, però simpatia sicuramente. In che paese vivevi prima? In Sardegna. In che paese? In città? Vivevo a Cagliari. Infatti ero a Cagliari da pochissimo. Stanno in Barcellona, sì, stiamo in Barcellona, ma chi to? Barcellona, Barcellona! Ah, vabbè, dai, mettiamo... Stiamo giusto passeando per il puerto del puerto di Barcellona. Donde tienes tu barco qui, no? Ah, c'è la tua barca da queste parti, mi sembra. Bueno, no es el bar, es otro. Más pequeñito. Ah, ma c'è qualcuno in contatto qui con qualche scuola di surf alle Canarie, mi sembra, una che si chiama Surf Therapy. Credo che hai algún contatto con una scuola di surf in Canarias. Perché este chico, questo ragazzo, è un bravissimo insegnante di surf. Sta cercando lavoro. Allora, leggiamo un po' di messaggini, vediamo cosa dicono. Allora, abbastanza vicino a Capoterra, certamente. Con cosa giri? E giro con lui che mi sta trasportando il pattino. Sono dei disastri. Sono dei cazzo di disastri. Queste crew di vecchietti che mi porta appresso. Ibrahim. Sono caduto con lo skate perché era bagnato per terra. Sì, li hai visti? Questo è un po' bruttino. Te gusta? È che non sapeva dibucarla, chico. Questo l'ha fatto mia moglie, infatti c'è un tocco punk sotto, e questo è un altro amico, una sirenetta gatto.
Perché siamo servessita in la cita? No, questo tra tre è mi patinetta. E l'uno che tiene il patinetto è sempre. È il pesado. Lo stress che avevo. 22. Dai, lascio un attimo parlare. A me hanno quasi investito in skate. Porco zio, Giulio, stai attento. Che è successo? Te sei a piedi? 42. No, io ero in skate, però è il compleanno di questo ragazzo, di Edoardo. E sono venuti senza skate questi disgraziati. Quindi vabbè, è una diretta. Tengo protezione, sto bene. Funziona, funziona. Mi ho picchiato forte sul gesso, ma non ho sentito niente. Non mi vado nada. E sta sano il braccio a Chiavacco. Qui sotto il braccio è sano. Mi hanno messo il gesso per rompermi i coglioni. Hanno detto, ah, sei caduto di nuovo. Beccati sto cazzo di gesso per un mese. Ma non ho niente, è uguale. Dai, un monaco ha girato a caso senza freccia nella mia stradina mentre passavo. Ma tu devi essere antimona. Devi prevederli tutti i pericoli. Qui costantemente la gente poi si infila da tutte le parti. Devi essere tipo un Matrix che riesce a evitare anche gli ostacoli più imprevisti. Imprevedibili, imprevisti. Cos'è? Il bigliettino del Monopoli, quello degli imprevisti. Adesso cerchiamo, non so se entriamo dentro un bar o prendiamo una lattina. Come mi hanno sconvolto i piani, eh? Vabbè, vediamo se c'è qualche messaggino che non ho letto. Comunque forse prendo il Madrid che sembra buono. Beh sì, se vuoi tavole di altro tipo, sì, il Madrid era serio. Certo, io credo che dopo il Carver ti annoi un pochino sul longboard. Quindi se non è per fare discese, non te lo consiglio tanto, perché è più divertente il Carver, il Miller, quello che sia. Francesco D'Ambra, pensare che sono venuto due volte a Barcellona ma senza skate, me lo feci prestare da uno sconosciuto per pochi minuti. Beh, almeno, dai. Luigi Azzori, avrei dovuto ascoltarti quando avevi detto di non fare downhill con le... No, ti sei fatto male, Luigi? Però, da come ne parli, niente di grave, no? Te la stai ridendo. Io un Carver pensavo di prendere un long, cosa mi cambia? Ibrahim, che è molto più stabile il long, e quindi ha senso se vai, o se sei un principiante o se vai ad altissime velocità che non riesci a gestire con un cruiser, ma se non devi fare discese esagerate non te lo consiglio perché ti annoierai, sì. Io adesso vado con longboard perché ho il gesso, sto filmando, no? Voglio stare un po' più sicuro, ma se no non lo prendo mai, ci porto il principiante sul longboard principalmente. Perché non faccio discese, eh? Oh, chi fa discese serve il longboard. Per bici cosa mi consigli? Tipo bici intendo per andare in centro a rompere le palle. Mi stai chiedendo una bici? E che ne so io di bici? Te la rimetto, cruiser 27 penny o in wood, che dici? Meglio 27 che 22 pollici, meglio il legno sicuramente. Sono abbastanza esagerato nel mio paesino e discese. Tutto dipende da quanto sei in gamba, però ti serve sempre qualcuno che sta a controllare che non passa un'auto, sennò è molto pericoloso con i walkie talkie che ti avvisi. Qui intorno a Barcellona fanno tantissimo discese, io non sono mai frequentato onestamente. No, intendo skate con le stesse funzioni della bici. Giulia, mi fai delle domande complicatissime. Sei un ermetico, la conosci la corrente degli ermetici? Perché tu forse sei in età che stai studiando filosofia, sei un ermetico delle domande su YouTube. Beh, al solito sempre ragazzi, 70 mm 78A, vi ho detto che bisogna ripeterlo stile Agnamore Anghecchio, 70 mm 78A, adesso mi bevo un po' d'acqua. No, non ti consiglio una bici perché non ne so veramente nulla di bici. Allora, io lo prenderei. Però infine lo prenderei. Che? Una lattita? C'è sempre live. Sì, sono sempre live, ma andiamo non c'è nessuno. Allora, andiamo in qualche bar cutre o andiamo in un bar un po' meno cutre. Andiamo da Leo? Magari c'è gente. Andiamo adesso da Leo, c'è gente. Solo questo lì. O se no andiamo uno super barato, questo 1,70 la mediana. Adesso ci sfondiamo di mediana.
1,70 la bottiglia. E se andiamo, se ci prendiamo qualcosa da bere, andiamo in qualche posto ventilato, carino, con... spiaggia, insomma. Sì, con un buon panorama. Con algo per aver. A te che ti apetece más? Le righe sel, righe sel. Che... Sì, contento, bueno, nos sentamos ahí en una cerveza y hablar. Afuera en un bar o afuera, o en la playa. Para mí es lindo afuera, sí. El clima está perfecto para estar afuera. Sí, vamos en una escalerita. Afuera, sí, eso, afuera en la playa. Afuera, mira, pasa eso, ve cosas. Eso es lo que quiere. A ver los paisajes que caminan. Vabbè, perché la domanda è rinchiuderci in un bar o stare al sole a vedere bella gente mentre ci beviamo una birretta? O con la messa sta fuori. Viene il pueblo también. Vamos per l'altra calle. Vamos por aquí que hay dos, tres, un poco más. Seguro que hay una mesa que queda lì. Vamos. Penso non ci sia, spero per te. Mi sento muy nerd. Nerd, eh? Nerd, nerd, friki. Un nerd, è un... Ma chi hai? Ma si sta animando, guardalo per il compleanno. Es que no gira, ¿no? No, pero si se puede hacer girar poniendo el pie atrás, ven atrás. No tiene que tocar la rueda. Ah, eso sí. Lui è abituato al carver, quindi per lui è rigidissimo questa tavola. Per quanto è una tavola che carva abbastanza. Però è molto incomodo, è molto scomodo usarla così con il tail di dietro. Questa è una tavola che c'ha il doppio kicktail per riuscire a fare qualche trick. No, è vivo. A chi? Ci sediamo qua? Hola, Paolo. Allora, mi sentiamo da chi? Sta bene? Otro, no, vuole panorama, non hai capito? Vabbè, allora non c'è. Sì. Vuole l'ambiente, chi busca se l'ambiente, no? Vamos al parque a comprar una cervecita. Para mí que no es vamos, mal. Vamos al parque a comprar una cervecita. Para mí no es mal plan, porque después te pones donde quieres. ¿Para ti no está qué? Que no es mal plan tomarnos una cervecita y ir justo donde nos apetece estar. Comprar una cervecita al parque. Vamos por la playa. Eso. El chico quiere ir a la playa por su cumpleaños. Ah, mira, ayer encontraba a mi vecino. La chica, un chico. Van a comenzar a venir. La chica prima sta prendendo. Se metti il track da longo su un cruiser, diventa veramente alto il cruiser. Perché sennò le ruote toccano la tavola, quindi non è molto comodo, ti dico la verità. Però è un setup che può essere interessante a seconda della circostanza. Però attento, sono cose. Sono tipo di sperimentazioni che devi farle quando sai bene quello che fai. Informati. O se vuoi mandamelo, dimmi se va bene. Entonces, che vamos a tomar? Questo posto è bellissimo perché in pratica... Come? Lo devo... Io prendo... Che chiedi tu? Devo tomare una San Miguel. Estrella, no. Estrella? Grande, no? Sì, por favor. Grande. Para mí, yo... A ver, ¿qué va? Espera, que pongo yo. ¿Qué? Poi ci abbiamo il regalo per Edoardo, se lo vediamo dopo. Chi è che toma la Estrella pequeñita? Tu? Io comincio con la pequeña, io vado un po' mise. Scalando. Vedete cosa dire? Però ti sta bene, eh? Però stai non ti arruina sulla camisetta, eh? Non so se... Ma che cazzo sono a fare?
Che passò? Che passò? Abbiamo fatto la serata è lunga, la notte sarà. Che pagò El? Sì. Allo largo, allo largo. A ver. Ok, cruziamo, mira, ti aiuto, spera. Messa. E vamos por... vamos por hacia la playa, no? Ora la playa... Que no llore más tarde. A la playa le cantamos una cancioncita. Mire, que no llore más tarde. Que no llore más tarde. Ah, entonces ellos, ayer, mire, ¿qué va a hacer? No sé, que siempre ha sido su cumpleaños. Y digo, mira, sei un grande Luigi, è bellissimo per me leggere queste cose. Sembra Pujol. Guarda, c'è il Benjamino. Io sono in questo stato in cui non devo cagare troppo il cazzo con i miei amici perché sono un nerd a fare le dirette. Vediamo cosa dice il Benjamino. Ai. Vediamo. Ai, non leggo da. Quando vengo a Barcellona conosce anche il tuo amico surfer, certamente. Cioè, Benjamino, prima stavamo parlando di un tema caldo anche per te. Non mi era ancora successo, però comincio ad avere gli street skater che mi cagano il cazzo dopo il video delle cadute, con argomenti veramente pessimi. Perché non guardano tutto e non capiscono una fava di quello che succede. Però, filosofia, mi sono ricordato dei tuoi insegnamenti. Adesso abbiamo preso San Miguel, Estrella, l'Estrella è di Barceloneta, due birre più tipi, e ci andiamo in spiaggetta a sbevazzarcele, perché alla fine è un piano migliore cercarsi un luogo in spiaggia che chiudersi dentro un bar. Telegram è una di quelle cose che io non so assolutamente che cosa siano, ma a forza di sentirne parlare Giulio, un giorno lo scoprirò, mi animerò e andrò a guardare di cosa si tratta. Entonces. Lo sentamos en la playa. En la playa o las escaleras. ¿Qué te parece? Eduardo. Mejor. ¿Playa o escalera? ¿O aquí? ¿Aquí en el bordecito? Aquí en el borde. O al lado de la torre esa, que quizá que magari puzza anche un pochino, può essere interessante. Giulio Bibi sta ovunque. Io mi sono svegliato un giorno, stavo facendo tardi al lavoro, per fortuna mi ha svegliato Giulio. Mi guardava mentre dormivo. Giulio è il più grande commentatore di me e del Benjamino, credo. Non so, però ogni volta che ho visto un video del Benjamino sotto c'era Giulio commentava. E poi mi ha fatto morire che non so dove hai scritto che eravamo i tuoi skater preferiti. E lì ci sentiamo veramente in imbarazzo sia io che lui, credo. Vediamo, il radar gli sta facendo trovare un luogo. Affittato un amico che trasporta la gente in bicicletta, credo. Sembra che stia andando a fare bullying a uno per fargli cedere il posto, no? Allora, che cosa... Io... Chi nel banco? Perché ti ricordo... Mira, nel banco, se no, possiamo sentarnos se uno de esos bordes non sta mal, no? Non si quiere ensuciar la pantaloneta. Entonces... ¿En este? ¿Qué te parece? Mira, esto es de la mujer, ¿eh? Che è questo? Ai, quella era una cosa schierosa. Mira, io metto questo al suolo così non rompo più il cazzo con questa cosa qua. Se no mi odiano qui. Tanto c'è un cavallettino, adesso vedete, adesso faccio una magia. Salute. Oh! Perché tu sempre ti trovi una pequeña. Io sono come un diesel. Quantos años? Quanti anni? Non sono 42. No, perché c'è tipo la mia età, io mi ricordo, tiene la mia età más o meno. 36. Ora, io metto giù questa cosa perché dobbiamo dargli qualcosa. Sì,
la gente è arrabbiata. Ma siamo sempre live? Sì, ma adesso io lo metto in un bordino. Ma non caga troppo il cazzo. La gente guarda. Che cazzo è farsi di cazzo? No, perché stanno in Italia. Ti ricordi quando stavi in Italia? È una rottura di cazzo. Cioè, senza offesa, adesso sembra faccio la spocchiosa. Ma allora fa piacere. Io lo metto qua e non caghiamo più il cazzo. Lo lascio qui da solo. Lo metto giù, così. Ok, adesso andiamo a dare il regalino a Edoardo. Voi potete immaginare qual è il regalino. Abbiamo fatto un pacchettino con i cuoricini, così si emoziona. Dovete scrivere tutti Feliz cumpleaños in spagnolo o Buon compleanno in italiano. L'Italia è bellissima, diventa un canale di politica. C'è già, c'è Shai, mi sembra che si chiama. C'è un altro sardo che fa il canale di politica. È anche bravo. Adesso come smette di distrarsi, vediamo il nostro regalino speciale. Siamo il mismo host, después fue a Costa Rica, después a México, y siempre contacto, siempre, 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 siempre contacto. No, no. È il mio braccio rotto questo, quindi ma ci sono storto. Questo è... Aspetta. È sto regalo para quantos años? 42. Para los 42, si no lo regresa, si no es verdad. Mira, mira, mira. Otra modalidad, la de la solo sin la sempre. Ah, la Snake. Ha provato eso? No, però cazzo, il Carver è meglio, il Carver è mejor. Ecco la tavola che c'ha. Sì, perché lui scuola è il assemos movimento del cadere. Sì, sì. Demasiado. Io no. Io sì, demasiado. Io perché tu eri su surfista. Io non so come. Io so che io hago tre cose differenti che è. Sì. Es que yo no lo hago de manera perfecta, yo lo hago así, ma no es la forma correcta. ¿Qué estás haciendo, tío? Ya va, ah, mira, una amiga, linda, una amiga iraní. Ah, esta que le has pasado el video la otra vez. Pues sí. ¿Qué? Oh, ¿habéis invitado? I shared it with some of my friends, of contacts I have from Iran. No sabes si se va para Estados Unidos, si se queda. So, when you are skateboarding, you go to the right, left a lot. Is that a technique for that because of speed? And why do you do that? Just it's a very good sport. Stiamo sentendo un messaggio di una tipa che si è innamorata di Edoardo. Che se la lleva y que le paga todo. Esta chica te quiere, eh? No, 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 a mí no. Sí, te quiere mogollón. Está toda preocupada de compartir su video. Ah, viste que... Te quiere mucho. No, no, yo le he dicho a ella... Y te hace preguntas, como que se hace la interesada, ¿sabes? ¿Por qué le gustas? En realidad no le importa una mierda. No. Gli fa domande tecniche... di come funziona il carver. È interessata. Tio, questo è un regalo per te, mi offendo se non lo apri, sì? Queste che sono? Ruedas nuevas! Ruedas nuevas! Ruedas? Ruedas nuevas, sì. Hai che inflarla però, stanno disinflata dentro. Perché è chiquito. Grazie, chissà, grazie. Mira qué detalle, mira corazón. Mira cómo está empacado bien, además. Mira, como todo un trabajo no, fino. Se nota que lo hizo un macho. Esto, paquete, se nota que lo ha empaquetado un ragazzo. Se nota que lo hizo un macho. Empaquetado de mierda. Que adentro no hay nada, tiene que sacarlo del paquete. No, ahí hay algo ahí, suena. Cioè, se lo vede mia moglie, como ha empaquetado questo coso. Es fake. Es fake. Es faca. Una de estas cositas de relajar. Un fidget spinner. Este spinner. Minchia, che vergogna, se ti regalo un fidget spinner la vergogna. Pacchetto di sigarette. No fumas? No. Ma non mi dijiste. Chi è? Credo che fumava. Una calcio gum. Però. Cicle Adams. Hai 30 grammi di marijuana ahí.
No, pero tú sabes, la, este es posita y ya suena. Sácalo del bolsillo, sácalo. Este no suena. Dale, ya, capi- ya entendiste qué es. No. Y ábrelo. Me cago en la dificultad. Pues no es chocolate. No es chocolate. No es chocolate porque no te lo fumas el chocolate. No, la decoración me rompiste, me ha roto la decoración, no. Una llave, ya sé, la llave para que no pida más. Mierda. Está... Pero el encanto era que tú lo abrieras, no que adivinaba antes. Esa no es la llave. Es muy pequeño. Ah, mira, mira. Esto se la gusta con la música. Pero no sonaba. Ah, sí, ahora sí suenan. Este es el sonido que estaba buscando yo. No, no. Dale, rueda, viste. Ey, tienes que mirar, hay un billete. ¿Billete de viaje? Hay un billetito. This is all you need. Ah, tres somos nosotros. Qué chulo. No se puede abrir. Ho fatto questo bigliettino in 5 minuti perché me l'ha detto oggi che era il suo compleanno. L'ho scoperto io da oggi, tu también lo descubriste sí, hoy. Sabes, Facebook. Ay, desgraciado. Facebook. Video production info. Ese es mi billete, mi business card. Sí. Sí. Mi business card que doy solo cuando hago regalos, porque no hago ningún business con eso. El mi billete de visita que doy con i cuscinetti alla fine. Puoi ir ahí. Con lavoro c'è magra. Hay un hueco así. Esto es. Ah, está la rusa. Esto. Hay otra morena. Esta es una foto de skate de verdad, pero alrededor es el obturador de una cámara de foto. Es mi forma rebuscada de hacer arte en una business card. Interesante. Interesting. Tienes que decir. Interesting. Interesting. Diabólica. Oh. Cuidado con esto, va a ser peligroso. Sono i cuscinetti ceramici. Diabolicamente rapido. Mira, 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 por allá, diabolicamente culos. Viene una aceitada y todo. Está aceitado y está. Ahora vas a flipar. Tienes que. Es que, te lo juro, ayer estaba pensando. Creo que mi patineta le hace falta. Cantiamo, tanto. Recuerdo, estaba yo, tú esas cosas, la pensaba en voz alta. Cuando pensaba, creo. Ayer estaba pensando esto porque me vi con los chicos. Y creo que a mi patineta le falta algo de velocidad. Le falta algo. Y aquí, tendría, ahora lo tenemos. Tendría que comprarle un rodamiento. Okay. Un rodamiento. Saca uno y con... ¿Tú te acuerdas la última vez que tocaste un rodamiento? ¡Oh! Wow. Sofía le cade el... Es un necesario. Pero te recuerdas la última vez que tocaste un rodamiento, como lo tocaba e intentaba. Mi rodamiento. Mira cómo corre. La última vez que tocaba un rodamiento era. No, porque lo está frenando con tus dedos. No se para. No se para. El motuo perpetuo. No, está super guay, eh. Cosa dici di questi cuscinetti? Sono meglio della mia tavola artigianale? No, vanno da Dio, io mi sono trovato molto bene. No, veramente, rispetto agli altri, noto che gli altri li avrei già consumati, sarebbero già... E gli altri quali erano? Che marca erano? Guarda, li ho comprati nello surf shop lì, non mi ricordo la marca, però prendevo quelli non di ceramica. Yenuf erano, per caso? Sai che non mi ricordo la marca? Eso è... Fatto sta che gli altri, dopo un tot, già... Con la muletta, con le stampelle... Come si muove? Seguila, no. Prendi il carro, prendi il mio skate e seguila. Guarda, ha fatto anche la stella. Questo è su un surf skate, no? Sì. Perché adelante tiene il si muove bene, pequeñito. Si muove bene. E tiene il grip e tutto. Quando c'è una ragazza skater non capiscono più un cazzo. Questo è lo che necessitiamo, per conoscere altri siti che también vayan al mismo ordine. Pues bueno. Io te l'avrei chiamata l'amica, però tu visti sin patinetta che la voglio chiamare, per sì, ma oggi chiamala, ma non no, vamo a continuare a dire che vamo a tomare algo, a celebrare sì, il cumple. Può essere, può essere. Però ahorita temprano, antes che si occupi in algo. Sì, díselo. Può essere. Che le gusta mucho disputare un poco sin patinetta. Ora la vamos a chiamare. Entonces,
tu rodamiento come stai? Grazie mille. Figurati, un piacere. Mira, io non tengo... Come stai? Non tengo nada, però te voglio pagare, ora pago io. Se me dai a spagare algo, por favor... No quiere che le robe la chica. No, no robar nada. Mira, pusieron esta nueva, esta letra con luces. No estaba ahí antes. Wow, ahora sì ti vuoi alcanzare, Sì, infatti doveva seguire la tipa, ma... Ora sì ti vuoi alcanzare. A ver. Il skate come strumento di rimorchio. Ci avete mai pensato? Secondo me funziona, ma io non posso usarlo perché sono impegnato. ¿Lo vas a meter esto? ¿Tiene llave para meterlo? ¿O tenemos que darnos y tengo que prestarte la llave? No tengo llave. No tienes llave. Bueno, nos vemos pronto y, y lo metemos juntos. A ver, no sé, este fin de semana que tengo. Bueno, la chica, la esposa de mi amigo, ¿sí? Bueno, se ha comprado una carga bien linda. Linda, ¿cómo es? ¿Es de CX o X7 o C7? El eje. Un poquito más pequeña que la mía. Pero el eje, ¿es como el tuyo o es como el mío del Miller? El mío, imagínate lo más moderno. Una punta redonda, así, redonda. No, más el traje. ¿Pero tiene spring, tiene el muelle, tiene el resorte o es como el mío, como mi surf skate sin resorte? Minchia, cioè il cervello bruciato proprio. Tiene il resorte. Tiene il resorte. La del medio tiene il resorte. Sta distraído. Barcelona tiene il resorte. Sono distraído. Esa es mi patineta, chicos. La del medio está mejor. La del medio está mejor. Io ricordo, cioè, Melissa è perché sono due cacciondi questi. Io non c'entro un cazzo. Sta más dura. Diabolica, miralo, mira il perrito. E vedi, loro guardano le ragazze, io guardo i cagnolini. Il perrito, la perrita adesso. E lui guarda la perrita. No, tu sai che nosotros hemos salido juntos y a veces hemos encontrado chicas que han sonreído, ¿cierto? Sí, ahí. Pero pues claro. No, andamos juntos. Es un imán para mujeres, la Janela. ¿Qué soy? ¿Qué tengo? ¿Una mierda arriba del pelo? Pulgas de árbol. Oh, voy a comprar un poco de cerveza más, ¿no? Ah, sí, te estás corto de cerveza. Yo voy bien, ¿eh? Mira. Ah, no. Sí, tómate la nuestra. Esperamos. Yo todavía tengo la misma cantidad que él sí tomó. Claro. Agarra. Sí, es que él, hostia. Él se hace que no toma y toma muchas pequeñas. Volando. La pequeña, no sé, parece... Si quieres, tómate la patineta y cómprate una para ti. No, espero para vosotros, poco para todos. Vamos a buscar, ahora que tenemos el regalo, tenemos la cerveza en cuerpo, vamos a buscar una situación interesante. Aquí está una situación interesante. Eso. Ahora estamos un poco aquí. Vamos, vediamo Edoardo in azione. Perché questo diventa all'improvviso la trasmissione colpo di fulmine. Siete spariti tutti, ma qua si sta ponendo interessante. Già sta borraccio, este? Già è ubriaco lui? Che errore che hanno fatto. Vedi, dovete sempre portarlo allo skate. È un'idea del cazzo non venire con lo skate. Perché poi muoiono dalla voglia di andarci. E non ce l'hanno. Chissà chi sono gli otto che sono rimasti in linea. Chissà chi sono. Oh, poi mi è andata da Dio perché ho speso 10 euro per avere un giga extra e mi hanno detto ma tu sei un cliente super premium. Con 4 te ne do 10. Grazie, cazzo. Bueno, io impaccaria. Tienes para guardarlo? Chiedete che lo guardiamo in mochila? No, o te entra ahí. Van muy rápido, son muy divertidos. Esos son los que yo vendo en mi canal. ¿En serio? Sí. Imagina. Ayer, a mí me encanta. Ayer yo pensaba, yo creo que necesita, este no tiene velocidad ya, este está muy, ¿sabes? Comunque la scorrevolezza, questo. Va bene, no? Due spinte, se vai a essere sul treno. Sì. Perché è molto facile, è molto facile da spingere questo, sì, quindi... Sì, poi la leva che hai da fare, sì, abituato al carmen che sei messo in una posizione, vedete, sono ora. Straduco perché non vi arriva il suo audio. Veramente, dai due spinte va.
Vabbè, poi non voglio cagargli il cazzo, però praticamente... Lo grazioso è il papel del regalo, Mi è piaciuta la carta regalo. Praticamente sta dicendo che è abituato al carver sulla drop through, da due spinte va velocissimo. Ed è questo è quello che vi dico. Come mezzo di trasporto è molto meglio che un carver. Vai molto più veloce spingendo con la gamba. Il carver è interessante, ma è in realtà stancante. Sette. Chi siete i sette? Vediamo, Rosy Pin. Da me no, sono in Sardegna. Rosy, ma sei una ragazza, Rosy? Sei un fenomeno particolare che non abbiamo mai ragazze qua. Giulio sei in Veneto, guarda, ci scrivi tanto, non sapevo neanche io dove eri. Io sono in giro. Greedy Frog, sei ancora in linea? Greedy Frog sta montando su un canale di YouTube e si sta veramente impegnando. Io lo vedo da... Io vedo chi promette, perché lui ha faccia tosta e secondo me... Michele si chiama. E secondo me, se continua a impegnarsi, può creare dei contenuti diversi da quelli che ci sono in giro e fare qualcosa di interessante, perché in Italia abbiamo poca roba. Poi c'è il famoso The Longboard Channel, che cazzo ne sa veramente a pacchi, ne sa molto più di me in realtà. Però deve rompere un po' la timidezza, perché ovviamente sta ancora in quella fase in cui ci vuole faccia da culo per stare davanti alla camera. Mentre The Greedy Frog ha il contrario, c'ha la faccia da culo e questo è ottimo. Rosy, ma vediamo. Di che parte della Sardegna sei, Rosy? Sono De Micheli di Roma, lo sapevo, benissimo. Ci siamo parlati su Facebook. Emilio della Lombardia, mi raccomando, dobbiamo aprire un post sul gruppo Facebook e dirci queste cose qua. Ah, posso insegnare il astrofoto? No, ora le insegno perché lui non sa essere foto. Tiene che saccare il papelino, il bigliettito. Ah, tu che sei claro. No, la tarjeta come mi parte, la tarjeta con il dibujito. Abreme adesso che non puedo. Perché ormai, volendo o non volendo, sono diventato Instagrammer. Dallo spazio web. Così, questa. Perché questa è personalizzata, ve la faccio vedere anche a voi. Vabbè, dopo ve la faccio vedere meglio. Questa è una foto per Facebook. Per attimismo. Con l'occurazione noi. Praticamente questi siamo noi tre. Io con lo skate del gatto. Lui cappellone col suo carver, perché normalmente è il carver, anche se è disgraziato, non l'ha portato oggi. E questo invece è il carver di Paolo, con le ruote consumatissime, perché è un disgraziato. E io ho scritto, that's all you need, è tutto quello di cui hai bisogno, perché il lavoro e l'amore non va troppo bene, ma c'è due amici in skate. E io mi chiedo se io sto lì. Questo è quello di cui hai bisogno, alla fine. Già quando sono lejos, già si olvidano di me. Era Melissa la moglie, è arrivata. David Bisbal è stato il compleanno. Feliz cumple. Chi è David Bisbal? Che sta dicendo Melissa? Stanno già parlando di discorsi deprimenti di ex fidanzate qua. Bisogna cambiare subito questo. Questa situazione. Io le decía a ellos, mira, vengan, perché stavano in una casa di 7 abitazioni, sai lo che è eso? Con piscina, un dulce de lujo, io tenía carro, la casa non era mia, io cuidaba questa casa, la mia era una pequeñita. Y esto nunca fuera. Vamos a guardar las cosas. Siempre ponía excusa. Guardar las cosas, dobbiamo conservare le cose. Seguramente que la podían pasar bien ellos también. Ahora, cuando yo voy, sí. Questo disegno è di Melissa, mia moglie, meber.com. Io so che voi non sapete nient'altro che skate, ma se avete una fidanzata e volete fare un regalino veramente serio, fa dei gioielli da paura. E non lo dico perché mia moglie
io resto impressionato. Member.com, c'è un codice di sconto che è Urban Survival se volete comprare da lei. Sta su Etsy con le review e tutto, se volete vedere le review, oppure su member.com o sul, sul sito web. Ora voi 9 restate in linea perché devo attaccare il mio caricatore cinese, mi sa. Stiamo già scaricando. Perché mi è già passato l'ora, quelli stanno scherzando, Vi spiego due cose. Questo è un caricatore di batterie cinese. Perché c'è una cosa che voi non sapete, alcuni di voi forse sanno, che praticamente i cinesi ti fanno provare gratuitamente i loro prodotti, cioè li paghi e ti rimborsano in cambio di una recensione. Ed è così che io finisco con un caricabatterie di questa taglia, che è abbastanza ridicolo. Che però io lo dico che questo è un caricatore militare, perché veramente ci carichi due telefoni con questo. Sta caricando. Pah! La potenza. Questo lo trovate su Amazon, non lo so dove. Non ne sto facendo pubblicità. È un po' ridicolo, però vabbè, dai. Quello del Mac. Non ce l'aveva. Magari si attaccasse al Mac questa, magari. Bravo, diglielo, 78A, 70 mm. È la risposta per tutto. Uno ti chiede qualcosa per strada, tu dici 78A, 70 mm. Così, semplice. Eso, sí. Bueno, después yo un tiempo entendí, bueno, que cada quien tiene su vida, ella tiene su vida, su familia. Sí, sí, infatti, perché a volte non ti ricordi il tuo nome, quindi è anche positivo, perché come nei film americani che dici ma come ti chiami e guardano in giro l'etichetta che sta sulla porta. Tu dici 78A, 70 mm. Ragazzi, non vi voglio annoiare, la interrompo questa diretta o la continuo? Fatemi sapere se pensate che valga la pena. Se non vi comunicate io la interrompo, perché sennò mi sa che sta diventando anche un po' noiosetta. Adriano ti chiama 61 mm. Continua. Rosy, dimmi di dove sei, perché mi fa curiosità che sei della Sardegna. The Gritty Frog continua. Grandi. Oh, stanno arrivando quelli che corrono. Oh, sono attaccato al coso. Eccoli. Minchia, qui la gente corre un casino. Beh, adesso gli spiego che volete che continuo la diretta. Il problema di questo caricatore è che come lo muovo si sconnette. Ora gli spiego. No, non gli spiego un cazzo, sono distratto. Allora. Capoterra. Meno male che c'è Adriano che mi fa la traduzione. No, in pratica gli ho chiesto. A chi? A loro. Siccome non vi sto cagando, la chiudo. Se stai parlando con loro. Sì, però più o meno. Gli ho chiesto, la chiudo la diretta o no? E mi fanno continua. E che non cioè, sono... tu pensi e con... Ma non ci sono fighe, tu non ci sono sì. Le fighe. No, ma la vogliono, tu pensi... No, perché poi ma nella... Ma la vogliamo, ma l'hai chiamata la tipa? Adesso la chiamiamo. Dai, chiamiamo. Tu pensi, io la mia vita sono uno sfigato, E invece no. Ogni piccolo angolo di vita è interessante, se stai da un'altra parte. Tu sei il guru, okay. Questo ragazzo è stato recentemente alle Canarie e Edoardo pensava, ma sarà andato a surfare alle Canarie? Tutto il giorno. E invece si è.
infilato. E adesso guarda che ti stimeranno per questo, perché, perché qui abbiamo dei vecchietti come me. Perché allora io che si è, no, come me e come te. Io sono più vecchio di te. Più vecchio di me. Minchia, giovanile, cazzo, non sembra che... Quanti anni hai? No, dai, come le signore, non si dice... No, 44 fra poco. Ma stai scherzando? No. No, sì. Chi ne ha 44 anni o sei te? A luglio, 44. Come lui, 42 adesso, io 44. Ma lui ne ha 35, 36, non ne ha 44. Io, 44 a metà luglio. Ma porco Dio, sei più vecchio di Carmelo. Porco Dio. Che ho visto. Oh, no. Visto oggi, Carmelo l'ho visto oggi. Mi è scappata la bestemmia. L'hai visto oggi Carmelo? Carmelo sì, è il nostro capo, non diciamo dove lavoriamo adesso. Saluto Rania. Era, per fortuna. Saluto a Rania. Rania, che tal? Rania! Che idioma? Inglese? Rania, ma... Che... What do you think about Edoardo, Rania? Come here to is celebrate... Is it the guy to marry or not? Che stiamo sperando, we are waiting for you. Wow, giallo per te. Comunque questo ragazzo si è fatto una settimana. Si è fatto una settimana. No, non si droga neanche. Una settimana nel Canarie in una spiaggia deserta dove non c'era niente, proprio un deserto per chilometri, e lui dormiva in automobile. E si è preso praticamente una pausa dall'umanità. E in un certo senso ha ragione, perché è quello di cui c'è bisogno. No, vai. E i veneti sono bella gente. Perché c'è molto alcol nel vostro sangue, si dice. No. Anche senza alcol, dai. No, io avevo un amico del Friuli, Lorenzo, che faceva video insieme a me, che andavamo per festival quando si lavorava a Milano. E niente. E mi diceva di queste belle abitudini di quelle parti con orgoglio, e bestemmiava tantissimo ed era in gamba. Poi è finito a lavorare in Canada ed è diventato un montatore con i controcazzi, tra l'altro, mentre io sto qua a fare video su YouTube. Sta mirando l'immagine della cica iraniana. Con la pruscia italiana. Mamma mia che accento italiano di merda. No, è italiano sta accento. Sì, ma sento come arabe. Aspetta un attimo il cavallettino qua. Ma il Benjamino c'è ancora? Ha resistito? Non credo. Non credo, perché vabbè, ci avete da lavorare alcuni di voi. Beh, Rania, come stai? Dica di sì, chi vuole che Albi legga i commenti. Andiamo a leggere i commenti. Andiamo a leggere i commenti del Greedy Frog. Non siamo noi veneti ad essere alcolizzati, sono gli altri che non sanno bere. Bella. Vado a fare scorta di birra. Io non vedo l'ora, comunque, il Greedy Frog. Sì, dai, porta le birre. Perché secondo me maturi con i video e da qui a novembre si fa bella roba. Organizza una situazione. Rinnovo l'invito, a novembre potremmo fare una roba seria qua a Barcellona per chi ha voglia di venire. Sì, ti aspetto qua. Sta lavorando e ti segui. Stai servendo gelati, Greedy Frog? Frog, sembra che fai le frodi, no? Cioè, capito che ma è caduto per terra il bigliettino? Io non ci posso credere a queste cose. Ma fareste mai cadere a per terra il bigliettino di Urban Survival? Allora, appoggiamo questo qui. Lo metto nello zainetto, così lo salvo. Quindi ho letto di Treviso, Giulio. Cazzo, mi è partita la... Sono già mezzo rincoglionito. Mi è partita il cavallettino. Sono tutto cablato, devo... Cioè, mi è partita la carta a regalo. La recuperiamo. Ragazzi, non inquinate.
fra un po' viene gente, non preoccuparti Frog, è buono il cruiser Fantomia. Io ho visto roba rosi più interessante di Fantomia in giro, tra l'altro mi sembra che avevo preso dei cuscinetti Fantomia e mi avevano un po' deluso. C'è roba più interessante, se tu aspetti che facciamo degli sconti su Amazon c'è roba interessante. Vamo a intervistare alguna chica? Eh? Sì, dale, connesta, aprovechalo. Es un instrumento ese. ¿Con una cerveza más? Mira, este va. Tiene que ser inglés. Están hablando el English. The English language. ¿Sabes que podrías enseñar a patinar a alguien? Hacemos una... Como una transmisión televisiva de Venezuela, esa transmisión donde tú vas con un longboard y enseñas a patinar a una chica. Y además este es el más fácil para aprender a patinar. Bueno. No. Y en el mientras estoy dejando a Pablo comprar todas las cervezas. Vamos a ver que he hecho algo, vamos a ver si funciona. Oye, te guardé el oro también, entonces después te lo doy. Se cacharon. No, no. Uno de esos regalos con la cuerda que lo retiene. Paolo, asegúrate que te da el cambio, ¿eh? Paolo, no fare el giri, ¿eh? Non ti fare ingirare. Giri è un termine che descrive gli stranieri a Barcellona, che sono i tipici a cui che vengono derubati, che gli fanno il conto più alto perché non parlano spagnolo, eccetera. Un italiano non è tecnicamente un ghiri perché è abbronzato, sembra un po' locale, però deve rompere quella barriera in cui deve parlare quelle due parole di spagnolo per non essere classificato come ghiri. E allora la città è tua. Se sei ghiri sei fottuto. The Greedy Frog. Io di Fantomi ho preso le ruote della mia ranocchietta e vanno, che è un piacere. Ah, bella, bella informazione. Che dici le misure delle tue ruote, scrivilo qui nella chat così anche gli altri lo sanno. Dani Cheat, io ho uno skate con scritto California sia sulle ruote che sulla tavola, ma California è la marca? Sì, è bella, non so se è la marca. California. Dale, a muovernos. Vamos hacia él. ¿Vamos a buscar a Pablo? Sí, seguro que está en la caja todavía. Me faccio vedere questo cagnetto che è pauroso. C'è un casino di nero sto cagnetto. È un pallone più grande di lui. Tirarlo alla tita. Questo caricatore cinese è un casino. Ah, ce l'ha fatta. Che belli che sono i traveling a bordo dello skate, no? Llamemos vivir aquí. ¿Eh? Vámonos, por donde quieras. No, espera. ¿Nos quedamos acá? Espera. Ayúdale. Justo el pack. Ah, pues si te ha dicho algo. Joder, oh. No, ¿qué pasó? No, dale. ¿Te ha fottuto el packi? No, me ha fottuto lui. ¿Por qué? Ma tú. No, dale, dime la verdad. Justo el packi. Claro, sí. ¿Eh? Ma es un coglione. Yo fui al lado de él, entramos juntos. Paghe. Al pacchi a chi? Sì. Ma quando? Ti dio il cambio, no? Ma quando fuimo a chi al pacchi? Ma cos'è successo? Io fui all'auto io. Ti sta prendendo per il culo sicuramente, ma cos'è successo? Quando? Unita? Ma tu non stavi io stavo... Però è l'est di Venezuela, è come invisibile. Che merda, oh. Che... No, ma dai. Sono un nuovo ninja. Puta lata de... No, ma io... Sì, mira, è entrato nel pacchi e stava... Cosa è successo? Lui ha pagato? No, mira, e stava lì in fronte della nevera, no? Saccando la cervecitas. Questo è che ha entrato, ha pagato, si è ido, io tampoco mi di cuenta, stava lì... E tu pagaste otra vez? No, il tio mi dijo,
Mira, ha pagato tuo amico, ma chi è? Che stai qui per... lui è riuscito ad entrare mimetizzandosi e pagare il conto del pakistano del supermercato. Io non mi di cuenta di nada. Mamma mia. No, ha pagato tuo amico. No, mira che è impossibile, chi è? Sì, tuo amico col pelo largo. Pelo largo? Quanto largo? Il pakistano largo. Salì a un carmito, glielo vi. Sì. E sta por ahí. Loco. No, io non... No. Ma quanto... Dove stai? Sei a fuera. Poi guarda che bravo, ha preso le stesse birre, proprio professionale. Mica, come si fa a vivere così? Entra con él. Casi veo... Questo braccio rotto fa di tutto, prende anche le patatine. Eduardo. La prossima volta tienes que tirar que hacer, ¿eh? Nada malo. Peligroso. ¿Quieres que te llame esa chica? Ah, sí, vamos. ¿Te la llamo? Sí, yo le digo. C'è Paolo che vuole assolutamente che gli chiami una ragazza che... Una ragazza è venuta nell'altro video. Io dissi, tu amico... Che mi dice l'altra volta, l'ho chiamata per te, mica stava a Fuerteventura. Ma che ci sono, ragazzi? Your friend are so funny. Certo. Allora, okay. Chiamiamo. Questo è il telefono di mia mamma, però mi chiamo Francesco. Ah, Rosy, ci hai fatto credere che eri una ragazza. Che facevi parte di quel 20% con ottimismo che guarda il mio canale. E invece era il nick di tua mamma. Edoardo. Allora, vediamo se trovi. Chi paga l'idraulico o il tecnico? Colletta, per risolvergli qualche problema nelle dirette, Adriano. Fanny, ehi Fanny, offline, com'è offline? Però non visti la silhouette? Fanny, l'ho conosciuta l'altro giorno, è una ragazza sui 14 anni credo, che si è rotta la gamba e andava a fare trick con il monopattino e il gesto della gamba. E mi ha fatto sentire proprio tipo, adesso non ho spiegato che mi sento al limite del pericolo perché vado in skate col gesso. Vabbè, quindi Fanny, abbiamo ragazza finalmente, un record, è successo veramente poche volte nelle dirette di Urban Survival. Ragazzi, fra un po' finisce la diretta perché finisce anche la batteria. Ah, sta ancora lì Fanny. Ho visto il tuo salto sullo snowboard, minchia. Farai strada, cazzo. Ma non parlo di youtuber, parlo di sport. Perché poi associare lo sport a YouTube a sport estremi è una vincita totale. Ora gli spiego in spagnolo la storia di Fanny. Quando io hice il video de che tenía el yeso, che mi aveva rotto e che iba a patinare de toda forma, mi commentò una di 14 anni o algo así, che se aveva rotto tutta la pierna qui con il snowboard. Se tenía un yeso de acá hasta el fondo e nonostante eso iba haciendo videos haciendo trick en patines con un pie solo. Y me hizo sentir una mierda, como soy una principesa yo. Comparado. Yo era patinando, también tenía algo aquí. Iba patinando. No fuerte, pero ajá, poco a poco. ¿Okay? O sea que no paró, no tuve miedo. Sí. Gente hardcore là en giro. Cazzo, aiutami con questa perché c'ho il gesso, mi sta cadendo. Acchiappala. Grazie. ¿Qué está viendo? Por allá. La chica de Galindo. Mire el avión. Ragazzi, ¿no? Qua. Yo vi saluto, mi sa. Yo vi saluto porque vediamo che ora sono. No, el aeroplano, mira. Riesco a vedere l'ora, sono 20:44, abbiamo fatto un'ora e 44 di diretta, l'affluenza è stata abbastanza impressionante tenendo conto che ero distratto, non eravamo in skate, quindi non vi ho cagato, dice in slang spagnolo, cagato, troppo. Tu hai trottato alguna vez?
E quindi vi ringrazio perché siete meravigliosi. Da burro. E qui si continua a fare contenuti per voi. Non lo esco, però. Ci sono delle altre idee in circolo. Ho scritto Raul e questo odora di video in skate da street skate prossimamente. Quindi vi, ci salutiamo. Però da tradizione, anzitutto per salutarvi, faccio un giro in skate per salutarvi. Non è che vi saluto così da sfigato fermo. Ya vuelvo. Sono tan preoccupato. La tradizione vuole, presso Urban Survival, che voi coniate una frase per chiudere il programma. Una frase geniale che in ogni diretta di Urban Survival qualcuno fa. Vediamo se non inciampo con questa cosa. Quindi ho bisogno di tutti i vostri sforzi per coniare questa frase che io pronuncerò. Pensate, che onore. Che pronuncerò per voi. Quindi so che siete 6, siete 5, cioè vabbè, già la fuga dei cervelli si chiama questa. Una frase, come chiudiamo il programma? Come andiamo a chiudere questo programma, ragazzi? Che poi ce l'avevo una frase io per i fatti miei. Ma la sua memoria non funziona dopo la di birra non funziona granché. Finché voi non mi dite una frase, non si chiude. Ma se no lo chiudiamo con qualcuno che fa un trick. Vediamo, giriamo la camera. Vediamo cosa possiamo andare a trovare. Alla prossima carvata. Non è male, ma si può fare molto, 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 molto di meglio. Qui si salta una gradinata piccolina però, eh. Qui facciamo un po' di fitness. Poi forse questo è quello dell'altra volta che mi ha odiato perché ci andavo vicino con il carro. Qui abbiamo dei freeline che sono una cosa molto curiosa. Se io li provo mi ammazzo, soprattutto col braccio non è il caso. Sono in gamba. No! Oh. That was real! Sì, eso es verdad, stava in diretto in Italia, eh? No! Era mentira, era... Era spettacolo! ¿A cuánto haces esto? Un año y medio ahora, un año y medio. ¿Y más divertido que el skate para ti, que lo sabes hacer? Sí, es muy, muy divertido porque puedes hacer rotaciones, puedes... Sí, lo he visto mucho en YouTube. Es como más libre. A mí me gusta mucho. Bueno, sigue adelante. Gracias. Nos ammazziamo. Cioè, siete saliti, adesso che chiudo siete saliti. Io vi porto fino in fondo. Vi porto fino in fondo e vediamo come va. Vi porto fino agli sgoccioli di questa batteria. Volete arrivare agli sgoccioli? Cioè, mi volete lasciare senza carica nel cellulare? Sì? Scrivete... Ti vogliamo lasciare a secco e io va a secco fino all'ultima goccia delle batterie del caricatore cinese. Recentemente qualcuno mi chiedeva di fare un tutorial su come si carvava e sto pensando su come si pompava sul surfskate e stavo come essere gay, scrive Paul che non so che problema hai Paul. Però penso che essere gay sia estremamente divertente perché niente, perché ti lascio andare di più. Dovresti provarci Paolo. Io ci ho pensato ma non sono gay purtroppo, quindi la mia vita è più difficile, è una vita da eterosessuale con tutti i limiti che vengono di questa vita qua.
Però Paul, provaci, perché magari ti piace. Poi vediamo che altre. Certo, ti vogliamo lasciare a secco, Fanny. Vieni in Sardegna. È stato da poco in Sardegna, ma non c'avevo veramente tempo perché stavo con i suoceri colombiano-uruguayani. Quindi con tutti gli impegni della famiglia non c'era veramente un attimo libero. Vediamo, continuo a leggervi fino agli sgoccioli della batteria. C'è WhatsApp e forse sono i miei amici. Non so se Paul, stavi facendo una battuta e allora ti puoi salvare o sei veramente un coglione, perché se sei un coglione sei caduto veramente male, perché non ho 15 anni e queste battute veramente sono, ti fanno passare solo come ridicolo, cioè voglio dirtelo perché tu possa capire la fase di maturazione della vita eccetera, come risulti alle persone là fuori. Se è un tentativo di scherzo, dillo, salvati un attimino. Al prossimo lag, cos'è il lag? Quando si blocca tutto? Vabbè, io adesso, perché questa batteria cinese sembra interminabile, sembra lì al limite. Faccio un giretto, torno da Venezuela Italia e vi saluto. Minchia, che bello che è pattinare si dice in spagnolo, dopo una birretta. C'è attività da queste parti. Guardiamoci un attimo in faccia. E qui ci aspetta una serata di birrette. L'uno mezzo in cui puoi guidare anche da ubriaco, ma se non ti trovi in mezzo alla strada con le macchine, in una piazzetta, è concesso. Stiamo per arrivare, se non fate voi la frase la faccio io. La prima cosa mi verrà in mente quando arrivo. Abbiamo tipo 5 minuti prima di finire questo percorso. Minchia, quanta gente che fa fitness a Barcellona, sono matti. Il fitness è diventato il business di adesso. Tu fai sudare la gente e loro ti pagano, è incredibile. Dai, 4, va bene, salutatemi quando andate. Ciao! Una frase, dai, pensiamo una frase. La carvata è vista e rivista, quindi pensiamo una roba nuova. Oggi ho visto, cioè sei il numero uno di YouTube. Grazie. No. Oggi parlando proprio di YouTube, di YouTuber, c'era questo ragazzo americano, poveretto, che è caduto dalle scale recentemente, lui fa recensioni di skate elettrici e si è fatto male cadendo dalle scale, niente a che vedere con gli skate, e ha lasciato una riflessione che diceva, e questa te la dedico a Benjamino, perché tu forse mi ci vedi offline, la senti, e diceva, era verso gli youtuber, diceva, fate contenuti che avete voglia di fare, non fate quello che il vostro pubblico vuole avere. In inglese era, quindi non mi ricordo esattamente come recitava. È importante per uno youtuber, diceva, perché questo è YouTube.
YouTube è fatto di gente che fa quello che si sente e non fa ciò che è commerciale, per questo è magico. Ed è la spontaneità quella che viene premiata su YouTube. Questa te la dedico a te, Michele Ravini, che stai cercando di fare delle cose particolari. Ti stai azzardando e fai bene. Finché fate, e la dedico anche a Fanny, che anche lei sta trovando il suo stile, e però le ricordo, non seguire troppo le challenge, le cose che fanno gli altri, segui il tuo stile, perché quando tu fai qualcosa che è veramente tuo, diventa magico, diventa diverso. E abbiamo tantissimo da offrire, c'è così tanto che non è ancora stato fatto. Se invece iniziamo a fare quello che ci chiedono, e lo so perché un po' ci ho provato quando cercavo di fare il famoso tutorial sui track, diventa frustrante, ti toglie le energie, e sì, ti porta un sacco di visite, assolutamente te le porta, però ti succhia così tanta energia e così tanta voglia, per cui tu dai una spinta e fai esattamente quello che ti richiedono, e poi dopo stai spento per dei mesi e non ce la fai più. Quindi fate quello che vi sentite, e come diceva questo youtuber, fate quello che sentite, che è un contenuto che sentite che se non dareste, ne sentireste la mancanza. Quindi avete bisogno di sentirlo. E vedere che siete saliti di numero mentre filosofeggiavo mi fa un immenso piacere. Salutiamo Francesco Locke. Infatti guardo solo canali che fanno cose diverse come il tuo. Sei una grande Fanny. Cliccate sul nick. Ho cercato di qualcosa del genere, trovate i canali di Fanny. In gamba, ragazzi, adesso mi sono perso i miei amici. Quindi vi saluto mentre li vado a cercare. Ci vediamo al prossimo video. Ci manteniamo qualche minuto di batteria se per caso c'è un'emergenza. Ciao ragazzi, vediamo se riesco a capire come si stoppa tutto ciò. Come si stoppa? Così? Are you sure that you want to stop streaming?